Nevica copiosamente, iniziano i primi disagi alla viabilità, oltre a eventuali incidenti come quello avvenuto nella giornata di giovedì 15 dicembre, poco dopo le 14, sul curvone della pedemontana Salassa. Coinvolti due vetture, un'Honda HR-V con a bordo una mamma e due figli e una Fiat Panda condotta da un giovane, tutti di Ivrea. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte e Rivarolo Canavese e la Croce Bianca del Canavese. I quattro sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea, feriti ma non in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è il vaglio dei carabinieri di Rivarolo Canavese.